8. Plotino. Il filosofo greco Plotino, uno dei più importanti filosofi dell'antichità, erede di Platone e padre del neoplatonismo, in Enneadi, dice: questo vuole intendere la prescrizione dei misteri di non rivelare nulla ai non iniziati. Appunto perché il divino non può essere rivelato, si impedisce di farlo vedere a chi non è toccato di contemplarlo da sé. Colui che, dopo averla provata, si ricorda di questa unione, avrà in sé un'immagine di essa. Egli era uno in quello stato e non includeva più alcuna alterità, né rispetto a se stesso, né rispetto alle altre cose. E bisogna dire che non vi era più neppure lui stesso, ma egli era stato tolto a se stesso e, rapito dall'entusiasmo, riposava in una quiete solitaria, senza distogliersi dall'essenza dell'uno e senza aggirarsi neppure intorno a se stesso, e restandosene immobile e quasi trasformato nella stessa immobilità. Commento. È lo stesso stato di coscienza che i maestri immateriali hanno poi chiamato morire a se stessi, che significa morire alla propria mente, al proprio io.